Salve a tutti, Dario 84. E per gentile concessione di mamma Blizzard, dato che sono quasi 10 anni che gli regalo soldi, andiamo a vedere i talenti dello Shaman Elemental in World of Draenor. Dunque, a prima vista diciamo che il cambiamento più grande che hanno effettuato è quello a Egg of Element, dato che il vecchio Egg of Element duplicava una spell che aveva appena castato, qualunque essa sia, a parte l'Ex e l'Earthquake, con una possibilità dell'8% se non ricordo male. Quello nuovo fa sì che alcune spell non triggerino cooldown. Se resta così, diciamo che in PvP non lo vedo tanto giocabile, dato che non hai la libertà di castare quanto vuoi in PvP, soprattutto contro melee come Rogue o Monk. Quindi diciamo che se resta così lo scarterei. Per il resto i talenti sono rimasti più o meno gli stessi, fatta eccezione per il Prime Elementalist, che anche se non è scritto nel tooltip, a quanto pare è ancora, l'hanno migliorato di nuovo ulteriormente, diciamo. I talenti del 100, io l'ho provato un po' tutti e tre, diciamo, ma da PvP il meglio rimane Elemental Fusion, dato che soprattutto quando sei in burst su un carrier o semplicemente contro un caster che fa molto danno, avere il 100% di danno su l'Earth Shock e quindi sul Fulmination è comodo. Lo Storm Elemental Totem è forte, ma se non è accoppiato a Primal Elementalist, diciamo che è semplicemente un elementale che non fa tanti danni e non ha la barra del pet, se non è accoppiato a questo talento. Questo elementale cura quando fa danno, quindi secondo me lo vedo molto come un talento da PvE per quanto riguarda lo sciamano resto. Liquid Magma è semplicemente un buff a un totem di fuoco che permette di lanciare delle sfere verso un bersaglio. Andiamola a provare. Mettiamo Searing Totem, Flame Shock sul target. Ecco a voi. Non so quanto possa essere utile in PvP, dato che non so quanto range abbiano queste palle o quanto possano prendere anche i rogue in stealth o semplicemente la gente che scappa. Quindi scelta migliore Elemental Fusion. Un'altra cosa che è cambiata è la mobility dello sciamano, dato che non si può più castare in movimento il Lightning Bolt. Quindi addio super lamerate a Radibasin. Per il resto diciamo che la rotation è rimasta quella, fatta eccezione per il fatto che non esiste più la Unleashed Element generale. L'Elemental ha Unleashed Flame specifico. Non so se i danni rimarranno questi, ma penso proprio di no, perché sembrano i danni di Pandaria alcuni. Per il resto la rotation è rimasta uguale, però che sono più o meno gli stessi, solamente meno mobility. Ed Egg of Element, casto lava burst, ne casto un altro perché non trigger il cooldown. Andiamo a provare Storm Elemental Totem con Primal Elementalist, dato che, come ho detto prima, usare solamente questo talento senza il Primal Elementalist non va bene, perché non sarà all'altezza degli altri due, quindi vanno per forza di cose insieme.
come potete vedere, il nostro pet ha delle spelle aggiuntive, che sono questa, che per quanto riguarda l'area di dove è il nostro elementale ci garantirà un buff alla velocità. Quindi ripeto, talento molto PvE, dato che in PvP uno non sta mai nel, diciamo, in un posto fisso, soprattutto in arena. Per quanto riguarda lo sciamano elemental come self-healing, Lilintide Totem è scomparso, l'hanno rimosso perché secondo loro era un CD ride o self CD troppo elevato, come anche la Chain Heal. Quindi come cura avremo solamente Healing String Totem o Healing Surge. Andiamo a provare il talento Elemental Fusion combato con Unleashed Fury, che è rimasto invariato. Questo talento secondo me è molto utile quando ci si trasforma in Ascendance, diciamo che lanciamo molti lava burst. Quindi vedete, e scaricando Fulmination 300k. Ripeto che i danni secondo me non rimarranno questi, perché sono troppo sbilanciati. La vita è un terzo di quella che avevamo su Pandaria, ma i danni sono pressoché uguali. Altro cambiamento importantissimo nello sciamano elemental è la sua mastery, dato che non andrà più a replicare una spell da te castata, ma metterà dei buff che, per quanto riguarda Lightning Bolt, cioè Lightning Earth Shock, ci verrà aggiunta una Electric Charge che, arrivata a 3, farà un Lightning Strike sul target, che se non ricordo male è ripreso da un bonus di un tier di Pandaria, mi sembra, di Throne of Thunder. La seconda mastery è riferita al Burst, dato che proccherà con Lava Burst, Lava Beam e Flame Shock, e come per la prima ha 3 stack di Rising Earth, che è il buff che ci metterà. Avremo un'eruzione sul target. Secondo me questi cambiamenti sono interessanti solamente per il ramo PvE, dato che in PvP questi danni saranno irrisori. Era molto più comodo duplicare le spell. Stats nuove. Multistrike praticamente aggiunge una possibilità di fare il 40%, diciamo, a livello base di un attacco normale in danni o in cure. Readiness diminuisce i CD di alcune spell di classe. Adesso dello Shaman Elemental sono Thunderstorm, Shamanistic Rage, gli elementali, il Grace e l'Ascendance. Leech, come dice la parola, semplicemente aggiunge una possibilità di curarsi con il danno inflitto, un po' presa da Diablo 3 o Diablo 2. Stardiness è una stats secondo me PvE, perché semplicemente diminuisce la durability che andrà a perdere la nostra armor quando moriamo, dato che in PvP non si perde durability quando si muore in BG o in arena. Non so se la cambieranno questa cosa. È una stats pressoché PvE. Versatility aggiunge danno healing e diminuisce il danno preso al personaggio. Non so se è specifica per alcuni posti come arene, rated o semplicemente open world, ma come ripeto è una beta, quindi sono delle stats molto abbozzate. L'appuntamento con lo sciamano elemental è terminato, anche perché parecchie cose che sono in beta non funzionano, quindi non è inutile parlarne. E ci vediamo a una prossima recensione o un gameplay.